Che bellezza, anche oggi ce l'abbiamo, Brandolini. Tu pensavi no? Tu pensavi no? E invece eccolo. Signor Pecori, buongiorno. Buongiorno, le piace la mia giacca? Visto, Bella ha detto che oggi. splendore, pensavo servisse la giacca. No, 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 non parlavo di altro. Comunque, cosa ha portato oggi da piazzare, da raccontare? E Quale strumento ci narra? Ecco. oggi è la volta di uno strumento pregiato dell'organico orchestra. È Oh. una perla di strumento, Beh. diciamolo, il piatto forte dell'orchestra. Ah, ovvero? Il piatto forte. No, ma Oh, sì. cominciamo dal piatto normale, il piatto piatto. Allora, Piatto cominciamo, piatto. cominciamo dalla descrizione anatomica dello strumento. Sì. Il piatto è uno strumento musicale a percussione, no? Come sa, si percuote con garbo però, ma si Certo. percuote. E il Certo. musicista non è un lavoro da rozzi che si No, deve no, suonare anche con io me l'ho garbo, detto, con si garbo. deve garbare, insomma, no? Vabbè. No, non come fare, non fare troppo fino a Che però è fino a che? nemmeno boom boom Allora boom come un trapanatore, con tutto deve. rispetto per la categoria. Ci Infatti. vuole la misura come in tutte le cose, suonare con garbo. Sì, con Com'è garbo. costruito? Da una lamina concava di metallo fissata al foro centrale, presente, no? Libera però di vibrare alle estremità, che vengono fatte respirare Respirare. come i piedi d'estate, che fa bene anche la circolazione. Fa Libere, sempre libere. delle similitudini assurde. Dove è posizionato? Fa parte della famiglia degli strumenti idiofoni a suono indeterminato. La storia, no, del suono che uno è Indeterminato. che uno sente un suono e dice: Ma ma che che è? è? Boh. Boh, se è uno che ha picchiato la testa nella serranda del garage, No. o che taglia il torno fresco sul cofano di una macchina, o No, il nemmeno. solito idiota che schiaccia le zanzare col piatto. Boh, No, è un che. suono così, indeterminato. Le forme di piatto utilizzate dai popoli della storia sono differenti. Per esempio, gli assiri utilizzavano sia piatti di forma concava che piana, i greci costruivano piatti con la campana, e i salentini ancora oggi servono il riso nelle caraffe, no? C'entra? Sono tradizioni che vanno Ma che cosa rispettate. c'entra? Per secoli i piatti sono utilizzati anche in guerra. Eh sì, Addirittura. i soldati facevano suonare due piatti fra loro per tentare di incutere timore nel nemico durante la Ma battaglia. che paura È era? vero, poi con l'avvento della polvere da sparo hanno perso un po' di importanza, però all'inizio Grazie. facevano paurissime. Paurissimo, Anche nei riti immagino. religiosi venivano suonati piccoli piatti. Lo riporta anche la famosa Bibbia, dove si parla di tutto e tutto, insomma, Vabbè, che è tutto e molto più tutto? che di Wikipedia, insomma. Vabbè, la Bibbia, un po' di rispetto, no? La costruzione dei piatti era concentrata in Cina e in Turchia. Sono Sì. stati poi scoperti dei metodi per rendere questo strumento più resistente e più musicale rispetto, per esempio, agli etruschi, che lei non sa che li costruivano in gomma pane, In i gomma piatti. pane i piatti? Sì, Ma cosa dice? Scusi, se è gomma pane come fanno? erano molto belli da vedere, ma il suono risultava un po' troppo ovattato, tipo Te Dolby credo. Surround. Era un Sì, effetto vabbè. strano. Il piatto è tradizionalmente di forma circolare, di dimensione e peso variabile. Naturalmente dipende da cosa ci metti nel Nel piatto, ovviamente. piatto. Sotto le feste è meglio ignorare la bilancia, se no poi uno gli prende lo sconforto. Vabbè. Queste tecniche di produzione differiscono a seconda del livello di qualità e della fascia di prezzo di riferimento. E Sì. qui vengo alla sua domanda, al nocciolo della questione: Guarda. qual è il prezzo medio di un piatto Guardi, oggi? proprio io stavo pensando questa cosa qui. E dipende da posto a posto, ovviamente. Io le posso garantire che un buon piatto come questo che le ho portato, vede, Vai, non lo ecco. paga meno di 30 euro. No, io Meno. glielo do a 12 euro. 12 Lei euro. Lei lo per, prova. scusi, lei per prendere i soldi se ne inventa di tutti i Io colori. intanto gli do una preview, glielo faccio assaggiare. Lei Bene. lo prova, lo assaggia, ci gioca, ci dorme una notte, Ma poi mi col dice: piatto ci sì, dormo. se le piace i soldi me li dà la prossima volta. Si Vabbè. fidi per una volta, guardi, un diamante è per Vabbè, guardi. sempre, almeno un piatto al giorno ci vuole. Certo, come no? Glielo appoggio qui e lo provi, Va mi bene. faccia sapere. 12 euro, altre 12.
di mercato. Iniziata l'opera, la professoressa non ha esitato a punteggiare la visione con accorte riflessioni. Ci dica Carmela. Mi accorgo, insomma, che l'allestimento scenico segue i canoni del verismo. Perché? Del verismo. Ma dico perché? Sì, perché i personaggi sulla scena sembrano personaggi di una foto. Sì, è vero, sembra tutto in bianco e nero. Sì, di una foto in bianco e nero. L'autore doveva appunto presentare i personaggi, doveva fotografarli. L'autore verista, diciamo così. E così sembra la scena. Poi in una delle prime scene vediamo Santuzza che esita fino poi a non entrare in chiesa. Chiediamo alla signora perché si sente peccatrice, Santuzza. Chiediglielo. La signora Carmela lo sa perché Santuzza si sente in colpa. Si sente in colpa? Dunque, perché Santuzza ha ceduto, diciamo. E lì volevo arrivare. Sì, ha ceduto alle insistenze, diciamo così, di Turiddu, il quale poi, insomma, ha insistito, diciamo così, per vendicarsi di Lola, che intanto aveva sposato un altro. La signora l'aveva già dichiarato, che si sentiva un po' Lola. Un po' sbarazzina. Ma l'opera proseguiva e a un certo punto, eccolo là, il gioco del telefono. È arrivato Alfio, vero? È arrivato Alfio, vero? Sì. Alfio il carrettiere, insomma. Che dice, ah, che bel mestiere. È come il barbiere. Uguale. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere. Di qualità. E nell'opera è così, si è orgogliosi del lavoro. Noi non è che cantiamo, che bel mestiere fare l'attore. No. No, l'attore. Che bel mestiere. Vabbè, comunque, dopo Alfio entrano Turiddu e Lola che cominciano a punzecchiarsi, rivendicando ognuna la proprietà e la legittimità dell'amore per Turiddu, capito? Che però cosa fa Turiddu? Sì, cosa fa? Mi sdegna Santuzza, portandola a farle gridare disperata. Che mala Pasqua, senti che maledizione. È un brutto augurio, È un brutto augurio. Come? È un brutto augurio. Mamma mia, aiuto. Mette paura. La storia poi si snoda con Alfio, questo Alfio, che ha saputo, povero Alfio, quello che generalmente si è gli ultimi a sapere. Sì. Alfio ha saputo appunto da Santuzza che Lola lo tradisce con Turiddu. Lui ha detto, vendetta avrò. E lei ha detto, infami io che te l'ho detto. Giustamente lui invece dice, infami loro. Lei le ha detto, c'hai il tetto adornato, meravigliosa metafora, il tetto adornato. Cioè c'è le corna. Par de corna. Ma che ignora, che cos'è un par de corna? Ma è Radio 2, un po' di educazione. Ma anche tu Alfio, come hai fatto a non accorgertene prima? Alfio! Ma che cazzo Alfio! E ci sta tutta la saggezza di Mario Brega qua. Sì, bello di Verdone. Sì. Ma torniamo alla pura poesia, in musica. Yeah. L'intermezzo di cavalleria in odore di bis. Senti l'odore. Chiedono il bis. Sentite, il pubblico è sconvolto. Anche i nostri vicini di palco sono sconvolti da questa esibizione. Sì, è stata straordinaria, bellissima. Un'impressione su Daniel? Un'impressione sul direttore? Bravissimo, ha una mimica bravissima, è fantastico. Cioè dire che si muove bene e facci musicisti, bella figura. Sì, l'ha un po' spiegata alla Labo, ecco, in effetti. Comunque ora è il momento di un collegamento con i ragazzi del progetto Opera 2.0. Ah, quelli del teatro sperimentale, molto sperimentale. Melomani per caso, melomani per caso. Ciao, sono Paolo Illigo. E io Francesca Giocosa. Entrambi stiamo lavorando il progetto Opera 2.0 che si pone all'obiettivo di reinventare il melodramma in chiave contemporanea per starci dentro.
Si tratta di allestimenti di opera rivoluzionari, cioè prima allestiamo un'opera, poi ci interroghiamo sul senso. Esatto, è un esercizio collettivo da fare col pubblico, è la ricerca continua alla domanda... Perché? In Cavalleria Rusdicana abbiamo spostato la location non più in Sicilia ma nel Salento. Come prima canzone, infatti, al posto della serenata in dialetto siciliano abbiamo messo Io non lascio traccia dei Negramaro. Turiddu e Alfio sono omosessuali l'uno verso l'altro. Esatto, Turiddu tresca con Lola per far ingerosire Alfio. Alfio il carrettiere viene soprannominato nell'ambiente Alfio il giarrettiere. Musicalmente l'ingresso di Alfio, che bel mestiere fare il carrettiere, l'abbiamo sostituito con il carrozzone di Renato Zero. Il morso nell'orecchio nel linguaggio omosessuale è detto il bacio di Raffa, di Raffa e la Carrà, e significa letteralmente prendi le due cose, aspettami nell'orto che scappiamo insieme liberi di vivere la nostra storia. E così sarà. Infatti Turiddu dice a mamma Lucia di aver bevuto troppo e che se vomita è meglio, ma non in casa. Così scende nell'orto dove c'è Alfio ad aspettarlo per fuggire insieme. Ma i due non si resistono e invece di fuggire cominciano a baciarsi, si scambiano effusioni e volano via i camici e quant'altro. E niente, poi qui la musica si interrompe e l'opera si chiude con il famosissimo grido delle paesane sconvolte: hanno sodomizzato compare Turiddu. Perché? Perché? Ha inizio la festa. Turiddu vuol brindare, capito? Pure lui, il riso dell'amante però non è carino da dire, eh? Eh no, lui c'è il giubilo in testa. C'è il giubilo. Ma sì, 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 c'è la festa, ma poi c'è il fattaccio. Arriva Alfio. Ora succede confusione, eh? Ora succede confusione. Turiddu invita Alfio a bere. Insomma, Turiddu ad un certo punto, come se avesse ragione, poi sì, dà un morso in un orecchio ad Alfio. Un po' così, un po' Tyson. Ma sì, tra lo stupore degli astanti, poi va da mamma Lucia e si finge ubriaco per allontanarsi. Che è una scusa, è una scusa strano, con la mamma, no? Dalla quale cerca una sorta di benedizione. Dice, allora mamma io vado, poi se non dovessi tornare, beh io vado. Generalmente di fronte ai genitori ci si finge sobri per svignarsela, ma sai, nell'opera tutto è lecito. Certo. E poi il finale a sorpresa. Ma gabbera. E via con gli applausi finali. Via, via, applausi, quanti ce ne sono stati, tanti. Ma via le impressioni a Canada. Melomani per caso.